Lui è il pastore Lorenzo, lui è un nostro amico, un nostro caro amico. Io, io lo amo. Molti di voi l'hanno conosciuto oggi nel workshop. Io lo amo perché lui incarna la parola azione. Io amo la parola azione. Lui non è uno che sta fermo. Lui si muove sempre. È davvero una persona speciale. È un uomo di Dio. Quindi. Eh, so che Dio si userà della sua vita. Okay? Accogliamolo con un grandissimo applauso, Pastore Lorenzo. Buonasera. Buonasera. Alleluia. È bellissimo essere in mezzo a voi e non vi riesco a dire quanto sono emozionato. È veramente un'occasione unica e speciale che Dio ci sta dando questa sera. Sapete, non esistono le coincidenze, non è un caso che voi siete qui. Chissà quanti di voi hanno affrontato mille difficoltà, mille problemi all'ultimo secondo per poter essere qua. Chissà quante persone non dovevano venire e poi, chissà come, sono venute. Chissà quante situazioni ti stai portando dentro di te questa sera mentre sei qui. Sapete. Questa conferenza, questo piccolo ritiro, non è qualcosa che è nata nel cuore, Pastore Punto e Pastore Stefi, così, o che due persone si incontrano e dicono no, oh, non sappiamo che fare nella vita, facciamo una conferenza, no, per vendere due magliette, no? Non è per questo che c'è questa conferenza, ma è perché Dio ha un piano meraviglioso per la vostra vita ed ha un appuntamento dal quale tu non puoi scappare perché sappi che quando Dio mette il suo marchio sul tuo cuore non puoi scappare. Stavo passando, parlando con un ragazzo l'altro giorno e dicevamo proprio questo, per quando lui abbia ignorato magari i segnali che Dio le ha dato, oggi è qui. E io so che come lui ci sono molti altri di noi che hanno provato a ritardare questo appuntamento, hanno provato a rimandare questo appuntamento, ma Cristo Gesù non è una religione, Cristo Gesù è una rivoluzione. Quando mi hanno detto che questo era il tema, c'è qualcosa dentro di me che brucia, voglio raccontarvi brevemente alcune cose della mia vita, ma non perché la mia vita sia interessante, ma per farvi capire qualcosa. Io sono stato elicotterista dell'esercito, facevo una bellissima vita, prendevo un sacco di soldi, mi divertivo, casa mia era aperta, era un porto di mare. Condividevo la casa con altri due colleghi, una bella vita, no? Un'infanzia disastrosa, quindi mi stavo riprendendo la mia rivincita contro il mondo. Di pomeriggio lavoravo in una radio, avevo un programma radiofonico a Bologna. Benvenuti su Ciao Radio! Io... Insomma, le cose mi andavano bene. Poi venivano lì DJ, DJ di, di, di musica house, venivano a presentare le loro serate. E quindi venivano lì e mi invitavano a fare il vocalist in discoteca. Quindi andavano ai privé, mi pagavano per andare in discoteca a divertirmi. Mi piacerebbe, eh. Tutto quello che un giovane a vent'anni può desiderare, io ce l'avevo. Eppure dentro di me mancava qualcosa. Beh, questa storia la conoscete, è simile a quella di molti di voi. Ma Gesù è arrivato nella mia vita attraverso un adolescente, Giada lo conosce, in cui se lo sentite parlare, dici: Ma come hai fatto a convertirti con lui? Insomma, no, non perché poverino, no? Però non è di certo quello che si chiama un evangelista, non è quello che si chiama un predicatore, un oratore. Immaginate che per farmi convertire mi ha detto vedrai quante belle sorelle ci sono in chiesa <ride> e ha detto cominciamo bene mamma mi sto cercando di cambiare vita e questo mi porta là però quella sera lo spirito di Dio mi aspettava lì mi ha detto adesso non scappi più ora scegli o con me o senza di me e io ho scelto lui quella sera Gesù ha rivoluzionato la mia vita la mia vita è cambiata da quella sera in maniera radicale il giorno dopo ero un'altra persona i miei coinquilini sono stati rivoluzionati, la mia famiglia è stata rivoluzionata, la mia caserma è stata rivoluzionata, tanto che il mio comandante mi ha chiamato al rapporto, dicevo oh, ma in che setta sei entrato, stai facendo proseliti da tutte le parti, Io ho detto... Oh. No, veramente, io credo in Cristo Gesù, insomma, il macello è successo perché Cristo Gesù è una rivoluzione, quindi è un tema che mi tocca dentro, che mi spinge. E voglio dirti questa cosa: esci da quella cavolo di mediocrità, smettila di riscaldare ste sedie in chiesa, se non è meglio che ti svii. Perdonatemi, ma lo devo dire: io preferirei stare mille volte nel mondo a sviarmi, almeno no, faccio una bella vita e dico alla fine pagherò per i miei debiti, per i miei peccati, però. Almeno l'ho scelto, piuttosto che vivere a metà, non essere né carne né pesce, un piede dentro, un piede fuori. Cerco di fare il bravo in chiesa così i pastori mi vedono e sono un cretino quando esco perché i miei amici mi prendono pure in giro e non riesco a vivere né pienamente Cristo e né pienamente il peccato. Oh. <ride> C'è bisogno di una rivoluzione seria, sincera, radicale, ma dovete sapere questo, molto spesso noi pensiamo che la rivoluzione è una cosa di moda, è una questione di come io mi atteggio, è una questione di come io parlo, di cercare di fare quello cool, quello alternativo e siamo solo degli sfigati. Perché se veramente con questi metodi tu avresti potuto fare la rivoluzione, credimi, tu non stavi qui oggi. Capite? Io ho un ragazzo nel mio gruppo giovani che dice: Io voglio fare la star di Hollywood. Dico, di certo hai fede, ragazzo, ma se tu potevi essere una star di Hollywood, non stavi nel mio gruppo giovani. Quello che voglio dirvi, ragazzi, è che. Quelli che voi vedete come modelli di rivoluzione Ieri si parlava dei modelli sbagliati Sono modelli che non rivoluzioneranno mai nulla Il più bravo, il più forte di loro Magari avrà cambiato qualche generazione Magari avrà influenzato per un tempo la tua vita Ci sono i tempi in cui Bob Marley influenzava la mia vita No uomo no cry, no? Ci sono i tempi di Vasco Rossi con la depressione Voglio trovare un senso a questa vita Ci sono vari tempi, no? 对对 parzialmente queste persone questi personaggi influenzano la tua vita, ma c'è solo uno che può rivoluzionare la tua vita, non per un anno, non per una decade, ma per l'eternità ed è Cristo Gesù. Perché non mi importa quest'oggi se tu ti chiami cattolico, evangelico, musulmano, buddista, tu devi dire avanti Cristo e dopo Cristo. Lo puoi odiare, lo puoi amare, puoi avercela con lui, puoi bestemmiarlo, ma non puoi ignorare il Re dei Re e il Signore dei Signori. Questo è il mio Signore. Lui è la rivoluzione. Alleluia. E se vogliamo cambiare qualcosa, se vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo permettere che questa rivoluzione rivoluzioni la tua vita. La rivoluzione di Cristo Gesù, la rivoluzione dell'amore che si diceva ieri, parte da un'invasione del Regno di Dio. Noi dobbiamo essere invasi dal regno di Dio. Ma c'è un problema. C'è un problema grande, abbiamo dei modelli sbagliati. Voglio cominciare col dirvi questo il primo punto, sapete? Ogni tanto provo a imitare io anche Giuseppe, lui ti fa queste frasi che riesci a usare le parole a regirare. Allora ho detto: mo vado lì alla conferenza da lui, ma devo fare anch'io quei titoli che fa lui. No, che ti credi di essere, e poi c'è un insegnamento. Cioè... Allora ho detto, come lo faccio a fare questo punto? Pensate che la mia fantasia, ho detto, mo, per parlare di sviluppo, hai fatto lo sviluppo, fa un po', fa un po, pena, come... Fa un po pena come punto, però c'è qualcosa di buono, per favore non badate al titolo di questo punto, cerchiamo di badare i contenuti. Quello che voglio dire è questo, guardate la vita di Gesù, Gesù non è nato perfetto, completo, arrivato. Noi non riusciamo a comprendere il fatto che lui sia Dio e uomo, ma soprattutto non riusciamo a comprendere il fatto che lui sia spogliato radicalmente della sua divinità. E allora noi che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo un miracolo, ci aspettiamo un fast food, ci aspettiamo di entrare in una chiesa e di uscirne completamente e radicalmente trasformati e quando questo non accade siamo frustrati. E andiamo a un appello e non accade, sei frustrato. E vai a una predicazione e non accade, sei frustrato e ci provi e poi dici: Basta, getto la spugna. Io ho fatto, se Dio mi vuole, io sono a casa mia, ok? Questo Gesù si è sviluppato. La parola di Dio dice che è cresciuto in grazia e in sapienza. Come? Lui è la parola di Dio, lui è la verità, lui sa ogni cosa, come ha fatto a crescere in sapienza, in conoscenza, perché lui si era spogliato della sua natura, perché come si diceva ieri purtroppo non puoi dire eh vabbè tu eri Gesù, perché lui ti ha dimostrato che nella carne è possibile vincere, che è possibile essere rivoluzione, che è possibile cambiare la storia dell'umanità. Non abbiamo scuse ragazzi, non abbiamo scuse. E voglio dirvi una cosa, io non so se cambierò la mia nazione, io non so se cambierò la mia città, io non so neanche se riuscirò a cambiare mia moglie. Ma sono una cosa per certo che io morirò provandoci fino alla fine, perché Gesù mi ha mostrato una via e voglio percorrerla. Alleluia. La parola dice che egli imparò l'ubbidienza, come fa dalle cose che soffrì? Incredibile, ma ci sono dei modelli che dobbiamo cambiare. Quando dovevo parlarvi io non sapevo cosa avrei dovuto dirvi, perché ci sono talmente tante cose di cui si può parlare. Quando cominci a conoscere il Signore, Genesi, Apocalisse, ritorno del Signore, escatologia, ermeneutica, esegesi, tutte queste parole gigantesche, no? Si può parlare di tutto. Ma il mio peso era Signore, qual è la parola che tu hai per loro? Allora la prima cosa che voglio dirti è questa, ragazzo mio. Abbiamo un modello sbagliato dalla base. Il nostro modello sbagliato, il nostro modello di Vangelo. Uh. Allora, parliamo un attimo della storia dell'umanità, di quello che noi raccontiamo quando evangelizziamo, di quello che noi cerchiamo quando pensiamo al processo naturale del percorso dell'uomo sulla Terra. Noi diciamo Dio ha creato l'uomo. L'uomo è stato creato in maniera perfetta. L'uomo aveva una relazione intima con Dio nel giardino di Eden. L'uomo ha peccato, è caduto ed è stato separato da Dio. Ma Dio non ha creato l'uomo per essere separato da lui. E allora ha mandato Cristo Gesù affinché morendo sulla croce noi potessimo riavere la stessa relazione che l'uomo aveva con Gesù. Sbagliato! Questo è il primo vero grande problema. Guardate la vita di Adamo un attimo. Adamo era un dirigente, lui comandava su tutta la terra, aveva il lavoro che tutti noi sogniamo, aveva una moglie stratosferica, senza difetti né macchie né ruga, non invecchiava mai, non si lamentava e non aveva la suocera. Alleluia! che vita camminava e non importa se inciampava se c'erano le pietre tanto non aveva dolore quindi vai alla grande ogni tanto quando gli girava andava dal leone faceva oh, ma che ti credesti vedi se ti levi e quello sì 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 adamo hai ragione E se ne andava i frutti crescevano da soli adamo era lì ma nel giardino c'era un albero, noi lo sappiamo, l'albero della conoscenza del bene e del male, perché il libero arbitrio, Dio mette alla prova l'uomo all per dargli una scelta, perché solo così lui poteva essere veramente libero di scegliere Dio. Ma c'è un altro albero in quel giardino di cui nessuno parla mai, l'albero della vita. Allora la domanda che mi faccio è, Adamo, ma non ti è mai venuto in mente di andare a mangiare dall'albero della vita? No perché Adamo aveva la migliore vita umana che si possa desiderare, un bel lavoro gratificante, una bella moglie e anche Dio un paio d'ore sul far della sera. Questo è il problema dell'umanità, questo è tutto ciò che le religioni cercano di offrirti. Oh, fai questa meditazione orientale e tu sarai più in pace, oh, fai questo, sviluppa le capacità della tua mente e il tuo lavoro migliorerà. Sarai una persona di successo, dovunque andrai avrai favori. Oh, guarda questa bella donna, mettiti insieme. Oh, fai, fatti questo mutuo, così la casa te la scondi in vent'anni. Questo è tutto ciò che l'uomo cerca oggi. E se questo è il modello che tu hai, tu non troverai mai Dio, tu troverai solo la mano di Dio. E quando tu cerchi la mano, quello è tutto ciò che otterrai. Signore, aiutami. E eh, Dio ti aiuta. Signore, dammi un lavoro e Dio ti dà un lavoro. Signore, voglio una persona per starci insieme, sai? E Dio ti dà una persona per starci insieme. Ma non è lo stesso che cercano i pagani: non è lo stesso che cerca chiunque altro sulla terra. La Bibbia dice che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti: Dio risponde ai giusti e agli ingiusti perché Lui è amore e lui dà, ma tutto ciò che tu avrai è la sua mano e finché il modello che tu cerchi è ristabilire la comunione che Adamo aveva, questo è tutto ciò che avrai. E quando hai la mano di Dio, ma non hai il volto di Dio, cosa succede? Che dopo un po' ti scocci. Inizi a guardare l'albero della conoscenza del bene e del male e il peccato diventa allettante e tutta la tua vecchia natura torna. Ma il Signore ha mandato Gesù, non l'ha mandato per ripristinare quel modello iniziale, lui l'ha mandato per fare una rivoluzione, per rompere ogni schema, per dirti c'è di più, c'è molto di più di una bella vita, c'è molto di più di una bella moglie, di una casa, di dei figli, c'è molto di più. Questo è il motivo per cui ero depresso, perché avevo tutto, avevo una fidanzata, avevo il lavoro, avevo la casa, avevo quello che volevo, ma ero depresso. Perché si suicidano i ricconi, i miliardari? Perché Vasco Rossi è depresso e si prende gli psicofarmaci? Perché questo non può soddisfare la sete che è nel tuo cuore. E allora Dio manda Gesù e dice: Prima che lui morisse sulla croce, in Lui mi sono compiaciuto perché Lui soddisfa la mia sete. Lui vuole stare con me. Abbiamo cantato stasera la tua presenza e tutto ciò che conta. Oh, quanto lo cantiamo, oh, quanto poco lo conosciamo. Tutto conta tranne la sua presenza. Oh, la domenica però, lì, un po' ci sta. Questo è il modello che dobbiamo rompere, questo è il modello che Gesù vuole rivoluzionare nella tua vita stasera. Non cercare la mano di Dio, cerca il volto di Dio. Prendi l'esempio di Cristo Gesù, perché la vita che lui ti vuole dare non è il bios, la vita è biologica. Nasci, ti riproduci e muori, nasci, ti riproduci e muori. E la Zoe è una vita di esistenza, perché Dio non esiste, Dio è, Dio è, lui è, lui non è creato, non è stato creato, lui è. E Gesù ha dimostrato una vita che umanamente fa un po' schifo: ti perseguitano, te ne dicono di tutti i colori. Tu sei il figlio di Dio e ti chiamano Belzebù, i farisei te ne danno addosso e tutti che ti criticano, i tuoi migliori amici ti, ti tradiscono. È una vita umanamente che fa schifo, ma divinamente meravigliosa. Perché? Perché lui è stato abbassato, perché lui ha sofferto, perché lui ha patito e non ha rinnegato il nome del Padre. Egli lo ha sovranamente innalzato. Egli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Cristo Gesù si inginocchi, ogni ginocchio sui cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Ma lui non è geloso di questo, non è geloso di questa natura, la vuole condividere con te, la vuole condividere con te. Cambia modello, cambia modello. Il primo Adamo era un'anima vivente, il secondo Adamo è spirito vivificante. Alleluia. C'è un problema, ecco il secondo punto che non sapevo come chiamare: controllati la vista, sviluppo, controllati la vista. Per essere rivoluzionari abbiamo bisogno di vedere Gesù. Di vedere Gesù. Andiamo a leggere un passo dalla parola di Dio. È un passo particolare. Però credo che esprima esattamente quello di cui parliamo. Andiamo in Genesi, capitolo 14, dal verso 17 al verso 20. Alleluia. Genesi 14, dal 17 al 20. Se c'è qualcuno, ce lo leggi. Come egli se ne tornava dopo aver sconfitto Laomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo «Benedetto sia Abramo del Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici». Ed Abramo... Gli diede la decima di ogni cosa. Alleluia. Questo è un passo particolare. Cari ragazzi, voglio dirvi questo: l'Antico Testamento non è la vecchia versione del nuovo, non è come l'iPhone 3, no? Che adesso sembra che chi c'ha l'iPhone 3 fa schifo. Oh, sembra un iPhone eh? mamma mia! Se tu dici l'iPhone 3, ma che schifo, io ho il 5, oh eh, va bene. Che ti devo dire? Comunque un buon telefono, ha tante funzioni. L'Antico Testamento non è la vecchia versione del Nuovo Testamento. L'Antico Testamento ci è stato dato perché lì ci sono perle preziose, ci sono insegnamenti che cambieranno la tua vita, ci sono insegnamenti senza dei quali tu non comprenderesti mai le rivelazioni del Nuovo Testamento. Scavate, andate in profondità, non lo saltate sempre, numeri, dottore... dove vai avanti? Josué almeno un po' d'azione, no? no, c'è molto da guardare qui abbiamo una storia famosa una storia che viene raccontata ma che pochi capiscono Abramo è un grande esempio Abramo viene chiamato il padre della fede Abramo è uno che si fida di Dio ma che succede? Abramo fa una battaglia vince tanti re e gli arriva un personaggio enigmatico Melchisedec chi è questo Melchisedec? chi è? noi non ce lo chiediamo Ecco perché rimaniamo ignoranti, sviluppati ragazza, sviluppati ragazzo, hai un dono, sviluppalo, moltiplicalo, credi di conoscere qualcosa, la Bibbia dice non sai ancora come si deve conoscere, vai in profondità, cerca sete, Dio vuole sete, Dio vuole gente che ha sete, Dio vuole gente che non si accontenta perché lui vuole dare, lui vuole dare in abbondanza, lui vuole dare fino a farti traboccare di lui. Chi è Melchisedek? Viene chiamato re di Salem, cioè re di pace. Egli prende del pane e del vino e li dà ad Abramo. Viene chiamato sacerdote del Dio Altissimo. Se poi andate a leggere Ebrei, capitolo 7, ci do una parola. Sapete, i commentari biblici e le chiavi bibliche non sempre sono esatte. Se andate a leggere su Melchisedek, la chiave biblica vi dirà che è una figura emblematica di Cristo. Ma se andate a studiare la parola di Dio, se studiate Brei capitolo 7 capite che non può essere Gesù, perché Brei capitolo 7 dice questa successione di cose, dice Melchisedek è simile al figlio di Dio, senza origine di giorni, senza fine di giorni. Se io dico io sono simile a Giuseppe, io sto già dicendo per esclusione che io non sono Giuseppe, altrimenti avrei detto è uguale. È lo stesso, ma non posso dire simile. Chi è questo Melchisedec? Non è il figlio di Dio, non è Cristo Gesù. Dice, di Gesù si sa la tribù la tribù di Giuda di Melchisedec non si sa eppure è sacerdote in eterno e poi dice che sorge secondo l'ordine di Melchisedec un nuovo sommo sacerdote che è Cristo quindi Cristo Gesù prende il posto di Melchisedec ragazzo e ragazza se vuoi conoscere Dio devi cambiare i tuoi occhi hai bisogno di occhi spirituali Dio è spirito noi dobbiamo vederlo nello spirito ogni uomo e donna della parola di Dio che hanno visto Gesù sono stati rivoluzionati Nati totalmente, radicalmente cambiati. Gesù è apparso nell'Antico Testamento un sacco di volte e tu mi direi: come, non era ancora nato? Sì, ma egli è. era fino al principio ed era con Dio ed era Dio. Lui c'era, ma c'è solo una persona che può rivelarti Cristo Gesù ed è la persona sconosciuta dello Spirito Santo, la potenza di Dio. Egli è in te, ma non è il brivido che senti sulla schiena. Egli è in te, ma non è una lingua di fuoco. Egli è un te, ma non è uno sharabababà. Egli è una persona. E lo spirito di Dio appare ad Abramo. E lo spirito di Dio apre gli occhi di Abramo. Voi sapete quando Dio voleva distruggere Sodoma e Gomorra, gli dice una cosa e dice, ma come non rivelerò il mio segreto al mio amico Abramo? Sì, glielo dirò. E lui gli va a dire "Io sto per distruggere Sodoma e Gomorra". Quanto più Dio aveva voglia di condividere il piano che aveva per l'umanità col suo servo Abramo. Lo spirito di Dio prende pane e vino egli rivela il sacrificio di Cristo Gesù. Se tu sei salvato è solo perché lo Spirito di Dio ti ha rivelato il pane e il vino, il sacrificio di Cristo Gesù. E se tu vuoi conoscere i misteri di Dio, hai bisogno di conoscere in profondità la persona dello Spirito Santo. Hai bisogno che egli apra i tuoi occhi e che quella parola che ti sembrano dei racconti, che ti sembrano le favole dei bambini, esca fuori dalla Bibbia e stravolga la tua vita. Ci sono esperienze così allucinanti che se soltanto tu le guardassi non smetteresti più di leggere. Dio ha inventato il teletrasporto, non Star Trek. Filippo l'Evangelista viene trasportato. Dio ha un consiglio dove lui prende ogni decisione per le cose della terra. E che tu ci credi o no, noi possiamo partecipare a questo consiglio. Ci sono realtà sovrannaturali, meravigliose. Ne ho fatte di esperienze forti, ho provato un po' di droga, un po' di cose, nulla mi ha stravolto di più che guardare in faccia il re dei re e il signore dei signori, mi devo ancora riprendere ragazzi, e se mi vedete così agitato è perché mi viene la tachicardia solo a parlarne, e se solo noi lo riusciamo a vedere quale egli è, altro che la barba della religione, dei processioni, dei nostri culti, bla bla bla, bla bla bla, alziamo le mani, chiudiamo le mani, alziamo le mani, chiudiamo le mani, uè! C'è un'esperienza stravolgente che ti aspetta, che ti rivoluzionerà. Ma tu hai bisogno di conoscere questo Signore. Giovanni 8:56, Gesù stesso dice a Abramo desiderò vedere il mio giorno ed egli lo vide. Mosè lo vide attraverso una roccia. Oh Signore fammi vedere la tua gloria, gli disse. E Gesù, il Signore, il Padre, disse, io conosco una roccia. Ma devi essere immerso in questa roccia, devi starci dentro. Io chiuderò con la mia mano. C'è una roccia che ti aspetta nella tua vita, la roccia della parola di Dio. È Cristo Gesù il Signore che vuole conoscerti in maniera profonda, vuole stravolgere, vuole avvolgere la tua vita affinché tu lo veda quale Egli è. Contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Che vuol dire questo contemplare? Che vuol dire vedere il Signore? Che fanno questi quattro allucinati che alzano le mani e cantano così? Scoprilo! Il Signore sta accendendo un fuoco nei cuori di molti di voi. Molti di voi che devono uscire dalla mediocrità, molti di voi che devono fare delle scelte, molti di voi che Dio ha condotto qui perché dice tu non scapperai, io sono il Signore, con te, senza di te o malgrado te. Io avrò quello che voglio. Alleluia. C'è una nuova rivoluzione che il Signore sta portando. Lui sta prendendo la sua parola. Quello che tu credi essere un buon insegnamento ma che non funziona e che tu non ti domandi perché non funziona, e il Signore lo vuole rendere funzionale. Lo vuole rispolverare. Lo vuole restaurare. Vuole portare la sua parola innalzata come era un tempo. La gente tremava la parola di Dio. Quando un servo di Dio arrivava in un posto Oh, lo status quo era buttato all'aria. Questo è quello che fa un uomo di Dio. Questo è quello che fa una donna di Dio. Buttano all'aria lo status quo. Le regole che valevano prima non bastano. Tutto quello che il mondo brama per te sono briciole e spazzatura perché tu vuoi il pane della vita. Il pane della vita non ti accontenterai di altro, non ti accontenterai delle chiacchiere, tu vuoi i fatti, il pane della vita. E quelli in mezzo a voi che avranno questa sete, quelli in mezzo a voi che, che chiederanno a Dio di rivoluzionare la propria vita, lasceranno segni indelebili nella storia dell'umanità. Non perché siamo bravi, non perché siamo forti, non è per forza, non è per potenza, ma per lo Spirito di Dio. Mosè, vide un pruno ardente, vedo un fuoco. Questa sera Dio sta accendendo un fuoco nel tuo cuore. Ti senti qualcosa che ti scuote mentre sto parlando? Non è perché grido, non è perché stiamo qua, non è per l'atmosfera meravigliosa che c'era nella lode, ma è perché sta cercando di attirare la tua attenzione. Questo è quello che fa Dio. Ma tu devi andare verso quel fuoco, tu devi andare verso quel pruno ardente, e quando arriverai la scelta della tua vita ti sarà posta davanti, il bivio il bivio, oh molti hanno incontrato Gesù, pochi sono stati trasformati da lui, chi sarai tu? Sarei uno di quelli che un giorno arriveranno alle porte del cielo, oh signore, signore ho fatto Yemrev. sono andato avanti all'appello, hanno pure pregato per me, mi hanno detto che sarò un profeta, capite? E Dio vi dirà io non ti ho mai conosciuto, o sarei uno di quelli che dice Signore perdona me, perché non so che cosa ho fatto fino a ieri. Non so come ho lasciato che un videogioco, che Facebook mi allontanasse da te, dalla tua presenza. Non so come ho lasciato che uno sport, un lavoro, una relazione mi portassero lontano dalla tua presenza. Folle che sono stato. Per poi come è andata a finire? Vi assicuro che se lasciate Dio per qualcos'altro mi andrà sempre male. Che lui è la vita, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date. Ma se cercate le altre cose, attraverso il regno di Dio non otterrete nulla, avete solo un vuoto sempre maggiore. Alleluia. E qui arriviamo al terzo, sono solo quattro punti, quasi è finito. Terzo punto che voglio lasciare con voi sono i valori del regno di Dio. Noi stiamo facendo una serie di insegnamenti con i giovani della nostra comunità Bari, dove stiamo rispolverando i valori del regno di Dio. Che cosa sono i valori del regno di Dio? Sono le leggi secondo le quali tu puoi vivere. Tu non puoi vivere secondo le leggi del mondo normale. Tu non sei chiamato a essere normale. Infatti non siete proprio normali, se vi guardate. Voi siete chiamati a qualcosa di sovrannaturale. Ma mentre vivrete una vita a metà, non vivrete nell'uno o nell'altro. I valori del regno di Dio vanno scoperti e ce n'è uno in particolare che voglio lasciarvi questa sera ed è il giusto per fede vivrà. Ragazzo e ragazza che sei qui, non c'è altro modo che tu puoi vivere se non per fede, e non sto chiamando tutti a lasciare il lavoro e a partire in Africa o in Amazzonia o in Giamaica, ma sto dicendo una cosa: apri i tuoi occhi, il tuo lavoro non è il tuo sostegno. Guarda, basta un soffio di monti e tu hai perso tutto. Io c'ho il posto fisso, io c'ho il posto fisso, <ride> il posto fisso. La tua forza non è il tuo sostegno, ti basta un colpo d'aria, stai bloccato in un letto a piangere. Ieri tutto muscoloso, palestrale, oggi un colpo d'aria stai nel letto tutto come un vecchietto d'80 anni. Le tue abilità non sono il tuo sostegno, puoi essere un grandissimo ballerino Può essere un grandissimo cantante, può essere un grande musicista, può essere un grande tutto quello che vuoi tu, ma non è il tuo sostegno. Cristo Gesù è il tuo sostegno, Lui è l'albero della vita, Lui è la sorgente e la fonte della vita. Chi si innesta in Lui avrà una fonte di vita sovrannaturale. La parola di Dio dice beato l'uomo. Salmo 1, che non cammina secondo il consiglio degli empi. Quando hai problemi smettila di chiedere ai tuoi amici che stanno più inguaiati di te. Quando una ragazza ha problemi col ragazzo, da chi parla dalla sua amica zitellona? Ma dove vai? Se non sei riuscita lei a sposare, ora ti devo aiutare a te? Oh. Scusatemi, ma a volte è proprio questione di logica, se ci pensate, no? che non cammina per la via dei peccatori, compromessi, non ci sono compromessi, non c'è spazio per compromessi nel regno di Dio, che non siede in compagnia degli scarnitori, cioè sono quelle persone che pure che non approvi fai finta di niente, è giusto per evitarti i conflitti, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Oh, vi dirò a chi assomiglia ad un albero piantato vicino ai ruscelli. Alleluia, in Isaia parla di coloro che temono l'Eterno, che fanno dell'Eterno il loro rifugio, dice quando viene la calura non se ne accorgono. E ancora il Salmo 1 continua, dice un albero che dà il giusto frutto nella sua stagione, qui viene il bello e il cui fogliame non appassisce. Ma hai mai visto un albero di frutto che il fogliame non appassisce? No, non è naturale! Tutto appassisce, c'è una stagione per ogni cosa, ma coloro che sperano nell'eterno si alzano in volo come aquile, una vita sovrannaturale scorre dentro di loro. Oh, fanno difficoltà, abbattono i giganti, scalano le montagne, ma il loro fogliame non appassisce. Alleluia! Ma solo chi spera nell'Eterno, la parola di Dio. Cos come vivi? Chi è il tuo sostegno quando ti svegli la mattina? Chi è colui che ringrazi quando ti accorgi che sei vivo ed è una nuova opportunità di rivoluzionare la tua vita? Chi è colui che ringrazi quando ti va bene un lavoro, quando ti va bene qualcosa? Chi è colui che ringrazi lo stesso quando tutto ti va male? E non lo accusi come autore di tutti i tuoi disastri, come gli empi fanno. E c'è l'ultimo quarto punto, non sapevo come chiamare pure questo: ho detto, Rock your life, yes. <ride> e te lo dico in inglese così basta, mamma mia. Ora oh, devi... non ce la faccio, mi dispiace, ho provato. La parola di Dio parla di fiumi d'acqua viva, posso chiederti di. Come diceva il pastore, se quando fai così tranquillizzatevi, C ho ancora mezz'ora, quindi fiumi, acqua viva. Voglio dirti qualcosa, c'è un segreto meraviglioso per essere portatori della forza sovrannaturale di Dio. È un segreto che l'Apostolo Paolo ci rivela nella lettera ai Corinzi, il segreto per essere i vascelli, i canali gli ambasciatori della potenza di Dio e tenere tutto ciò che è umano fuori da essa. La tua forza, la tua abilità, la tua bravura, il tuo saperci fare con la gente, la tua capacità di, di far nascere simpatia nelle persone che sono davanti a te, il tuo talento nel ballare, il tuo talento nel cantare. Sappi che se ci deve essere una rivoluzione, può essere solo una rivoluzione sovrannaturale. Paolo dice: "Sapete la mia predicazione non consiste in discorsi vani degli uomini, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza. La gente è stanca delle chiacchiere. Ne ha sentite tante e chi li predica una cosa e chi li predica un'altra. E chi dice la salvezza è qui e chi dice la salvezza è là?" E chi dice Gesù è qui e chi dice Gesù è là. E noi ci mettiamo lì a fare vani ragionamenti, varie contese con l'uomo, cercando di mostrargli che abbiamo ragione noi, cercando di mostrargli che siamo la chiesa migliore, cercando di mostrargli che la parola dice questo, che la parola dice questo, quando le persone che abbiamo di fronte a noi neanche credono nella parola, quando solo basterebbe un tocco sovrannaturale del Dio onnipotente. Il Signore vuole rivoluzionare la tua vita in maniera sovrannaturale. Il Signore vuole far sì che fiumi di acqua viva scorrino dentro di te. Hai bisogno di essere toccato da Dio. Hai bisogno di essere rivoluzionato da Dio in una maniera sovrannaturale. Io mi sono schiantato su Gesù. E quando Lui ha toccato la mia vita, ve lo ripeto, non è stato per le parole di un ragazzo. C'era qualcosa lì. Che mi ha rivoluzionato in maniera inesorabile. E come la definizione che hanno dato qui della rivoluzione non si può più tornare indietro. E adesso a volte mi guardo allo specchio, e ci sono dei giorni tristi, dei giorni bui, dove tutto va a rotoli, dove tutto va male. E dico: ah, oh, vorrei fermarmi. Ma come faccio a vivere senza di te adesso? Mi hai lasciato questo marchio dentro. Senza di te non ho senso. Senza di te io non sono, senza di te sono nulla. E adesso sono condannato qui a vivere questa vita, al servizio del Re, del Re, dell'Onnipotente, a non poter più fare a meno di Lui, ad avere una sete che mi tormenta e mi consuma. Sete di Lui, sete della sua presenza. Sete del suo cuore che batte, come Isaia quando l'ha incontrato lì e ha sentito il suo cuore che batteva e che diceva chi manderò, chi andrà per me. E quando guardo l'Italia, quando guardo le nostre comunità, quando guardo a noi ragazzi che cantiamo, questa generazione farà risvegliare, sì, proprio questa generazione? No. Che stiamo ancora a combattere per leggere la Bibbia tutti i giorni, per pregare. Siamo ancora a combattere ad andare in chiesa e alle riunioni o no? Dove andiamo? Ma io so che in mezzo a voi ci sono persone speciali, persone con le quali Dio ha un appuntamento questa sera, in questi giorni, in questi incontri. Dio ha iniziato un'opera in da ieri, ma Dio vuole portare avanti quest'opera. Dio ti vuole rivoluzionare fin dalle profondità al tuo spirito. Dio vuole darti una sete sovrannaturale di Lui e della Sua presenza. Dio vuole far sì che tutto ciò che fai prosperi. Non perché tutto quello che fai sei bravo, ma perché la Sua presenza dà un tocco soprannaturale a tutto ciò che fai. Non più vanità di parole, ma poche parole che toccano i cuori. Non più vanità di chiacchiere, ma fatti che dimostrano la realtà. C'è una verità meravigliosa che tu devi imporre sulla, sulla realtà circostante. Non lo puoi fare con le chiacchiere, con le azioni, ma solo attraverso lo Spirito di Dio. Vogliamo alzarci un attimo in piedi? Via! Uri uri. Alleluia. Benedetto il tuo nome, Gesù e mo, voglio chiedere a tutti di chiudere i vostri occhi vedete quando ci troviamo in questa occasione ci sono sempre due opportunità davanti a noi la prima opportunità è quella come vi dicevo di coloro che vivevano al tempo di Gesù che un giorno volenti o nolenti dovranno riconoscere che il Signore era lì che camminava a fianco a loro quando Gesù guariva Bartimeo il cieco quando Gesù liberava l'indemoniato di Gerasa, quando Gesù portava la sua vita e predicava parole di vita nelle loro sinagoghe, persone che hanno avuto un'opportunità di rivoluzionare la propria vita, ma erano troppo legate alle tradizioni, erano troppo legate alle loro paure, erano troppo legate ai loro schemi, al loro egoismo, o finalmente prendere al volo questa opportunità di incontrare faccia a faccia il re dei Re il Signore dei Signori. E se questa sarà la scelta della tua vita, Tu non crederai più perché Io te lo dico, Tu non crederai più perché qualcuno ti ha predicato di questo Gesù, ma Tu conoscerai personalmente il re dei Re il Signore dei Signori, non cambierai nessuno se non cominci a cambiare Te Stesso. Ma c'è solo uno che porta trasformazione, che porta vita, che porta vita in abbondanza ed è Cristo Gesù il Signore. E io ti sfido questa sera ad avere un incontro con Re dei Re, a incontrare faccia a faccia il Signore dei Signori e contemplando come in uno specchio la sua gloria, essere trasformato di gloria in gloria. Alleluia. Se sei qui questa sera... E tu senti che è arrivato il tempo di avere un cambiamento. E se tu senti che questa sera il Signore ha qualcosa per te, io vorrei invitarti a fare un passo verso Dio, un passo meraviglioso, a venire avanti, a dire Signore Gesù, cambia la mia vita stasera, basta. Io voglio di più, io voglio di più, Signore. Non voglio più accontentarmi, rivoluziona la mia vita. Alleluia.